In questa seconda parte analizzeremo quindi il documento fatto ritrovare emerso sui media nel 2002 da Antonino Arconte lo analizzeremo in dettaglio da vari punti di vista perché riteniamo che sia necessario un approfondimento e una verifica puntuale di questo documento per capire una volta per tutte finalmente se è un documento autentico e quindi di conseguenza si apriranno degli scenari di un certo tipo oppure se è un documento che per sempre deve essere tolto dal tavolo della discussione quando si tratta del caso Moro. Il documento si può trovare anche in rete, è pubblicato anche nel libro che ho citato di Ferdinando Imposimati, 55 giorni che cambiarono l'Italia, che hanno cambiato l'Italia del 2013. E comunque ora ve lo faccio vedere. E prima di analizzarlo lo andiamo a leggere. È, come avete visto, su carta intestata del Ministero della Difesa, c'è l'emblema della Repubblica. In alto a sinistra è riportato RIF.G219. G219, secondo la sigla, era la sigla del capitano Mario Ferraro. Oggetto, autorizzazione ministeriale riferita a G219. È autorizzata ad ottenere informazioni di terzo grado e più, se utile alla condotta di operazioni di ricerca contatto con gruppi del terrorismo M.O. Medio Orientale, al fine di ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. Segue ora il corpo del documento. Ai fini dell'autorizzazione sopradetta, la condotta di operazioni di ricerca da parte del personale militare e marinai servizio macchine ed ex fuochisti della Marina Militare, di cui all'organizzazione Gladio, la su indicata ordinanza dovrà essere eseguita agli ordini e dipendenze di G216, che sarebbe il colonnello Stefano Giovannone. Si certifica che il latore della presente, macchinista navale, in forza dal 06-03-1978 sul motonave Jumbo M, matricola G71-VO-155M, classe 1954, ha ricevuto in consegna il plico contenente numero 5 passaporti e questo ordine diramato dal SIM, si tratterebbe del Servizio Informazioni della Marina Militare, un'organizzazione di cui non si conosce l'origine, un'organizzazione segreta. Il servizio della Marina era il SIOS della Marina, per l'appunto. Dicevo, questo ordine diramato dal SIM presso l'ammiragliato e proveniente dal Ministero della Difesa. Documento ad istruzione immediata. Roma, lì, 2 marzo 1978. Per il direttore generale, il capo della seconda sezione, capitano di vascello Remo Malusardi. Questo è il documento che stiamo trattando. Ora, io volevo analizzarlo, come ho già accennato, da tre punti di vista. Innanzitutto, valutarlo secondo la logica, diciamo. In un secondo momento affronteremo gli aspetti stilistico-burocratici, essendo un documento del Ministero, almeno così sembra, e infine gli aspetti tipografici che lo caratterizzano. Ora, va notato che nel documento sono coinvolte fondamentalmente, al di là dell'onorevole Moro, tre persone. Macchinista navale classe 1954 G71, ovvero Antonino Arconte, G219, che sarebbe colui il quale deve consegnare questo documento al destinatario finale, G219 sarebbe appunto il capitano Mario Ferraro,
e infine G216, ovvero il colonnello Stefano Giovannone, che era il capocentro del sismi a Beirut. Ora, nel 2002, quando questo documento emerge, come abbiamo ricordato in un settimanale americano, le persone in oggetto, quindi Mario Ferraro, Stefano Giovannone, ma anche il firmatario del documento, ovvero Remo Malusardi, erano già deceduti, quindi non potevano né confermare né smentire la veridicità di questo documento. Vediamo appunto qualche aspetto logico che riguarda questo documento. Chiunque abbia avuto dimestichezza con, per esempio, archivi di tribunali o archivi di Stato, abbia cioè analizzato della documentazione delle istituzioni relativamente ad affari che hanno riguardato terrorismo, stragismo o altro, sa perfettamente che i documenti segreti, quelli per esempio le informative dei servizi, venivano redatti sempre su carta bianca. Non c'era nessuna carta intestata, non c'era nessun elemento che permettesse di risalire a chi aveva redatto quel documento stesso. Ovviamente c'era una nota di trasmissione che accompagnava queste informative su carta bianca, ripeto, carta non intestata. La nota di trasmissione evidentemente era viceversa su carta intestata ed era anche firmata dal responsabile del servizio. Molto strano in questo caso che un documento di questa portata, di questa segretezza, sia redatto su una carta intestata del Ministero della Difesa. Altra cosa che, diciamo, va presa in considerazione, se vogliamo fare delle considerazioni logiche su di esso, e viene da chiedersi qual è quel ufficiale, quell'alto ufficiale, in questo caso un capitano di vascello, che è disposto a mettere in calce ad un documento di questa portata la sua firma, un documento in cui si parla di un fatto gravissimo, il sequestro dell'onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, in un momento che ciò non è ancora avvenuto. È sicuramente una responsabilità che, diciamo, difficilmente si riesce a riscontrare in un ufficiale che è abituato ad eseguire degli ordini e a seguire delle procedure, direi, molto rigorose e precise e molto caute. Il documento, come sapete, è datato 2 marzo 78, Moro verrà sequestrato 14 giorni dopo, il 16 marzo 1978. Il giudice Ferdinando Imposimato, in una conferenza tenuta a Bologna, ha sostenuto che le Brigate Rosse avevano programmato il rapimento di Aldo Moro nel mese di febbraio. Ecco perché dalla struttura segreta del Gladio delle Centurie all'interno di Gladio sarebbe partito questo documento, sarebbe stato realizzato questo documento post-datato, perché il 2 marzo, secondo questa interpretazione, Moro sarebbe già stato era già stato rapito. Ma allora c'è da chiedersi perché mai, se il 2 marzo ciò non era ancora avvenuto, la catena di comando che con questo dispaccio attivava tutta una serie di operazioni atte alla liberazione di Moro e quindi contatti con le organizzazioni terroristiche del Medio Oriente, non blocca questo documento, visto che il 2 marzo non era ancora avvenuto il sequestro? C'è un'altra considerazione logica, secondo me, che va presa in considerazione. Qui si parla di attivare tutto ciò che è utile per la liberazione dell'onorevole Moro, ma Moro non è stato ancora rapito. Allora c'è da chiedersi, se Gladio conosceva questo evento, il rapimento di Aldo Moro, perché non si è attivata per evitare il rapimento, visto che comunque questo documento sembra attestare un interesse alla liberazione di Moro? Quindi un'altra incongruenza, direi, abbastanza rilevante. Così come risulta abbastanza
incongruente, a mio avviso, che di questa operazione venisse messo a conoscenza il colonnello Stefano Giovannone, che era un uomo di Moro, era il referente in Medio Oriente per l'onorevole Aldo Moro. Quindi, se fosse stato a conoscenza di un evento del genere, perché mai avrebbe consentito la strage di Via Fani da una parte, l'uccisione di 5 uomini della scorta di Moro e il rapimento dell'onorevole stesso? Un'altra cosa abbastanza, diciamo così, che solleva delle perplessità è il mezzo con cui si decide di far arrivare in Libano un documento di questa rilevanza e di questa gravità, ovvero attraverso una motonave, che è un mezzo molto lento, quindi sarebbe arrivato comunque, avrebbe impiegato diversi giorni per arrivare in Libano, e forse anche all'epoca c'erano dei mezzi molto più sicuri e veloci per far arrivare un documento di questa portata e di questa urgenza. Comunque le considerazioni di logica, volendo, lasciano il tempo che trovano, nel senso che non bastano per dichiarare il documento vero o falso, sono solo degli spunti di riflessione che comunque credo che vadano fatti. Sono altri aspetti che possiamo prendere in esame e riguardano, diciamo, più la parte grafico-burocratica. Stiamo parlando di un documento redatto su carta intestata del Ministero della Difesa. Vladimiro Satta, nel suo libro Il caso Moro e i suoi falsi misteri, dedica un capitolo nell'ambito, dedica a questo documento diverse pagine nell'ambito di un capitolo intitolato I romanzi d'appendice, perché Vladimiro Satta non ritiene autentico questo documento. E comunque lui fa notare come un ordine come questo, che è manifestamente di carattere operativo, venga impartito dai servizi amministrativi, cioè dal Ministero della Difesa. Effettivamente è una considerazione che va presa in esame. Come dicevo prima, i documenti più segreti, delicati, avevano delle vie di trasmissione normalmente diverse da quelle dei servizi amministrativi. Comunque, quello che possiamo notare è che in questo documento, che vi faccio rivedere velocemente, non esiste un numero di protocollo, cioè RIF G219 non è certo un numero di protocollo, addirittura c'è l'indicazione di chi sarà il l'attore di questo documento, ovvero il capitano Mario Ferraro. Nei documenti del Ministero c'è il numero di protocollo, ma ci sono anche l'elenco, la lista dei destinatari. Qui manca completamente, non c'è nessun destinatario. Difficile credere che questo RIF G219 specifichi che è il destinatario. Noi sappiamo dal racconto di Arconte che così dovrebbe essere, ma non è specificato esplicitamente il destinatario o la lista dei destinatari. Altra cosa anomala è che l'oggetto del documento, che normalmente in qualsiasi documento è una breve sintesi di quello che sarà il contenuto, in questo oggetto, in realtà, che è molto esteso, come vedete, noi troviamo dentro sia il destinatario un'altra volta, ovvero G219, ma il vero e proprio contenuto delicato, l'ordine fondamentale del documento stesso, cioè quello di attivarsi coi gruppi del terrorismo medio orientale per ottenere la collaborazione e informazioni utili alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro. Cioè un oggetto che va ben al di là di quello che dovrebbe rappresentare in un documento ufficiale. Dal punto di vista, l'oggetto è anche anomalo dal punto di vista stilistico. Come vedete, rispetto al resto del documento, che ha dei margini abbastanza precisi, questo tiene tutto il foglio, deborda completamente a destra e a sinistra, tanto che
la parola Moro, che è l'ultima parola dell'oggetto, è proprio al bordo estremo del documento stesso. Normalmente i documenti che uscivano dal Ministero della Difesa, dai ministeri, avevano una struttura stilistica più ordinata sicuramente. Ci sono anche altri aspetti che poi vedremo poi anche dal punto di vista tipografico, ma all'interno del documento, nella seconda riga del corpo del documento, qui l'ho ingrandita, vediamo che c'è un disallineamento tra la prima parte della frase e l'ultima parte, ovvero marinai servizio macchine. Come vedremo, queste parole, che adesso abbiamo solo visto dal punto di vista grafico, hanno altre caratteristiche molto interessanti. Un'altra cosa che è stata fatta notare è che normalmente, quando i documenti dal Ministero della Difesa usciva un documento che doveva andare a qualche altro ente, accanto al timbro, alla firma del redattore, c'era un timbro del Ministero. La copia invece che restava agli atti e all'archivio del Ministero non conteneva questo timbro, quindi è come se questo documento fosse la copia a uso interno, anche se in realtà, come sappiamo, è il documento che Ferraro non distrusse e dette ad Arconte, a detta del racconto di Antonino Arconte, poche settimane prima di morire suicida in circostanze comunque poco chiare. Altra cosa strana è questa marca da bollo con questo timbro, che non sappiamo se è nel documento originale o è stato apposto da qualcun altro successivamente, però è molto strano che un documento, se fosse stato apposto nel 78, è molto strano che un documento a distruzione immediata sia necessario una vidimazione con una marca da bollo e un annullo col timbro. Comunque rimane, diciamo, un elemento abbastanza incongruo. Per quanto riguarda poi un terzo aspetto che va preso in considerazione per valutare questo documento, riguarda gli aspetti tipografici. Ora, probabilmente da un'analisi anche così visiva, immediata, si possono notare tutta una serie di cose non direi immediatamente, c'è qualcosa che stona, insomma, si nota anche a occhio, però ad un'analisi più particolarizzata si può verificare che all'interno di questo documento ci sono almeno 5 tipi diversi di caratteri utilizzati. Io ho ripreso il documento e ho evidenziato con delle aree colorate appunto delle zone dove si è utilizzato all'interno di esse lo stesso tipo di carattere. Tipo di carattere inteso sia come dimensioni, quindi grandezza del carattere, sia come font. Noi oggi tutti probabilmente utilizziamo dei word processor, sappiamo cosa si intende font, ovvero il tipo di carattere. Per quanto riguarda i numeri, ad esempio, i numeri che si trovano nel documento, è possibile verificare molto facilmente che ci sono almeno 4 tipi di numeri diversi per dimensioni e per tipo di carattere utilizzato. Per esempio, quelli dell'area verde che voi potete vedere, cioè il terzo e 1954, sono omogenei, ma sono anche ottenuti da una macchina meccanica, una macchina da scrivere meccanica.
Questo lo si può vedere abbastanza facilmente. Però notate come tutti gli altri numeri utilizzati all'interno del documento abbiano caratteristiche diverse. Nell'area rossa vediamo 219, che sarebbe il numero relativo a Ferraro. I numeri utilizzati all'interno del documento sono quelli dell'area blu, tranne il 216 di G216, cioè Stefano Giovannone, che è sempre utilizzato all'interno del corpo del documento stesso. Ma anche le parole mostrano caratteri diversi. Già è evidentissimo il carattere grassetto maiuscolo utilizzato per l'oggetto e il carattere utilizzato nel corpo. Ma anche all'interno del corpo, voi vedete l'area gialla, per esempio, rispetto all'area blu, possiamo evidenziare molto più da vicino che cosa si intendono per differenze. Allora, voi vedete che macchine ha una M che è molto diversa dalla M dell'area blu, così come il della dell'area gialla ha delle dimensioni diversissime dalla stessa parola della nell'area blu. Un altro esempio può essere questo, dove si nota in maniera eccessiva come la O di fuochista sia diversa dalla O utilizzata nelle altre parole. Cosa significa tutto questo? Beh, oggi con un word processor sarebbe abbastanza facile cambiare carattere, dimensione, tipo all'interno di uno stesso documento, al di là che ciò abbia un senso farlo. Ma noi dobbiamo pensare che questo documento sembrerebbe redatto il 2 marzo del 1978. Quali erano le tecnologie nel 1978 per redigere i documenti? C'erano delle macchine da scrivere, non c'erano dei computer, e quindi non era così ovvio e così facile cambiare carattere, tipologia di carattere all'interno di uno stesso documento. Ripeto, ammesso che questo, che tutto ciò avesse un senso farlo. Il signor Arconte sostiene che il documento è già stato periziato e ritenuto autentico, ovvero prodotto nel 1978. Come ho ricordato nella prima parte del filmato, la perizia venne commissionata da tre giornali indipendenti, Famiglia Cristiana, Primo Piano del TG3 e Liberazione, alla dottoressa Gabella, alla quale venne sottoposto un campione di questo documento, non sappiamo quale, e lei sostenne che il documento era vecchio di almeno 3 anni e mezzo e forse più antico, quindi non disse esplicitamente che era un documento del 1978, poteva essere avere almeno 3 anni e mezzo ma essere più antico. Ora è chiaro che la datazione, anche se avesse dimostrato che era un documento del 1978, era una condizione necessaria ma non sufficiente per ritenere il documento autentico. Io credo che le considerazioni di carattere logico, stilistico, burocratico e tipografico che ho evidenziato abbiano una rilevanza maggiore per collocare o meno, non solo nel tempo ma anche dare un carattere di autenticità o meno a questo documento. Io quindi vorrei concludere con alcune domande che secondo me la Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso Moro, che
grazie all'onorevole Gero Grassi che ha portato questo documento all'attenzione del ministro Pinotti. Io spero che all'interno della commissione venga fatta finalmente una perizia non solo per datare la carta e il supporto cartaceo su cui questo documento insiste, ma che si facciano considerazioni di carattere più ampio, per esempio quelli che abbiamo suggerito, e comunque qualsiasi perizia dovrà rispondere ad alcune domande come per esempio quali erano le tecnologie fruibili nel 78 per redigere dei documenti? Era possibile nel 78 disporre di tutti quei caratteri diversi che abbiamo visto presenti nel documento? Quali erano i font, quindi, gestiti dalle macchine da scrivere dell'epoca? Quali erano le macchine da scrivere in dotazione nel marzo del 1978 al Ministero della Difesa? Io credo che almeno queste domande debbano trovare una risposta per capire una volta per tutte se questo documento è autentico oppure no. Alla prossima.